Allora, questa sera abbiamo preparato un piatto, un tipico piatto della salute, diciamo, broccoletti e cavolfiore bianco. Sono preparati, con la cottura tipicamente a vapore, che è la cottura che ne preserva maggiormente le caratteristiche, le proprietà di cui sono molto ricchi questi ortaggi. Un consiglio, un altro tipo di cottura è farli bollire in una pentola con dell'acqua, però in quel modo lì appunto perderebbero una cottura, diciamo, troppo prolungata, fa perdere un po' di queste caratteristiche, queste virtù benefiche tipiche di questi ortaggi. Un altro piccolo consiglio è fare la cottura con il coperchio sulla pentola. In questo modo, oltre a velocizzare anche la cottura, si evita anche il crearsi dell'odore un po' sgradevole, tipico. O altrimenti, ancora un altro trucco è mettere qualche goccia di limone nell'acqua e così si evita la creazione del cattivo odore. Parliamo un po' delle proprietà. I broccoletti, ad esempio, sono antiossidanti e ricchi di vitamine e fibre. Un'altra cosa importante è che i broccoletti saziano molto e sono poco calorici, quindi sono molto indicati, ad esempio, per le diete, per chi fa una dieta. Tipico è il classico piatto di orecchiette con i broccoli. Per quanto riguarda invece il cavolfiore, anche i cavolfiori sono ricchi di sostanze tipo il potassio, fosforo, calcio, vitamine. Sono quindi anche questi un vero toccasana, e addirittura se consumato crudo è definito un alimento antietà, perché con la cottura può essere che tendano un pochino a perdere le loro caratteristiche. Altre informazioni che possiamo dire, un'informazione pratica, diciamo, quando trovate al mercato magari il cavolfiore macchiato è preferibile non prenderlo perché vuol dire che non è proprio fresco. E altre cose ovviamente vanno lavati bene prima della cottura, sia il cavolfiore che i broccoletti, e basta, altre cose direi basta. Quindi prima di degustare le nostre verdure, mettiamo soltanto un filo d'olio, proprio un po', in modo che rimangano comunque leggeri per condire. Ok, e basta. Ovviamente questo è il metodo più salutare per consumarli, perché altrimenti se dovessi fare broccoletti con orecchiette, farei soffriggere l'aglio, una padella metterei a soffriggere l'aglio con l'olio e metterei appunto i broccoletti a soffriggere, quindi diventano un pochino più calorici, più gustosi sicuramente, però questa è invece una cottura e un condimento più salutare. E buon appetito!